Miley Cyrus, nuda e favolosa per il Lost più found di La Chapelle. Miley Cyrus ha fatto un tuffo nel suo svestitissimo passato per donare il suo corpo all'arte di David La Chapelle. La bellezza fresca e giovanissima di Miley ha portato una ventata di splendore al nuovo book dell'artista, Lost più found. Un nome più che mai azzeccato per descrivere anche la nostra ex Hannah Montana. Miley Cyrus, da fata carcerata in uno scatto. Miley Cyrus si sta godendo il grande ritorno alla musica e alla popolarità. Dopo un periodo di riflessione, a cui hanno seguito il successo del singolo Malibu e la recentissima Younger Nob, la popstar dal retrogusto un po' country, discepola autoproclamata di Dolly Parton, si è buttata anima, e soprattutto, corpo sull'arte di David La Chapelle. Senza lasciare nulla all'immaginazione, Miley è diventata la fatata e svestita protagonista del nuovo libro rilegato di La Chapelle, Lost più found, un titolo particolarmente azzeccato sia per il grande lavoro dell'artista che per la storia della vita della cantante. Nella nuova foto dell'artista, vediamo Miley inginocchiata a terra sul pavimento di una cella, nuda, mentre rivolge uno sguardo pieno di desiderio e speranza alla finestra da cui filtra la luce esterna. In una foto precedente, Miley troneggiava invece su un ramo di ciliegio in fiore, adorna solo di un po' di polline rosa e grandi ali acquerellate da farfalla. Quasi irriconoscibile in questo ruolo un po' angelico, la popstar di Malibu ha decisamente fatto il salto di qualità. Per il suo Lost più found, La Chapelle ha scelto di raccontare i 30 anni della sua controversa carriera attraverso il caleidoscopio della sua arte e i corpi di celebrità iconiche, Britney Spears, Michael Jackson, Whitney Houston, David Bowie e Kendall Jenner. Miley Cyrus, il ritorno all'ovile della pecorella smarrita. Mentre si gode un rientro musicale con Botto e la sua storia d'amore con Liam Hemsworth, Miley Cyrus promette ai suoi fan non solo di essere tornata, questa volta, per restare. Il suo obiettivo è quello di rimettere l'accento della sua carriera sulla musica, e lasciarsi alle spalle il suo passato di vizi, perdizione e soprattutto abiti a filo interdentale. Voglio capire che cosa fare della mia carriera, e come muovere i miei prossimi passi, ha confessato alla BBC Radio 1, mi sono presa una bella pausa, ho trascorso del tempo con i miei cani e i miei maiali, mi sono presa del tempo per me e senza mai smettere di scrivere. Nel frattempo, le sue piccole lotte quotidiane con i media l'hanno spinta a scongiurare, una volta per tutte, la pazza idea che lei e Liam Hemsworth si fossero sposati in gran segreto a Las Vegas. La notizia arriva attraverso il tesoro nelle parole chiare e precise di Miley stessa, non ho piani per il mio matrimonio. Ho ancora 24 anni, spero di godermela ancora un po' prima di decidere di sistemarmi. Se 3 anni fa mi aveste chiesto una cosa simile, sarei rimasta sconvolta. Adesso, però, mi godo il momento e cerco di scoprire me stessa ogni giorno di più. Non so cosa succederà dopo, ma spero di essere ancora più felice di come mi sento adesso.